A tutte e a tutti, Benvenute e benvenuti a questo nostro quinto dialogo del corso Discriminare, Imprigionare e Annientare l'Italia fascista nell'Europa del Terzo Reich. Voglio salutare la presidente e la direttrice del museo Luca Bravi, che già conoscete ed Elena che lavora con me qua al Museo della Deportazione. Eh, un ringraziamento alla Regione Toscana, Floriana Pagano, Daniela Volpi, Ugo Cappaz che si occupano di delle politiche per la memoria della regione e un grazie soprattutto a Tony Rovatti che stasera è qua con noi per presentare, per parlare di questo argomento così particolare che sono le corti d'assise straordinarie. Buonasera. Eh, ciao Tony. Eh, Tony, Tony Rovatti è ricercatrice presso l'Università di Bologna. Eh, nel corso degli anni si è occupata di varie tematiche legate all'occupazione nazista in Italia e alla Repubblica Sociale Italiana, eh, ha approfondito degli studi su Sant'Anna di Stazema, eh, sulla violenza fasciste. Nel corso della RSI e soprattutto, infine, anche direi: e, e questo ci interessa molto per stasera: ha approfondito lo studio delle corti d'assise straordinarie, ha coordinato eh, il gruppo di ricerca per l'Istituto Nazionale Parri e eh, il gruppo di ricerca eh, sulle corti d'assistenza dell straordinaria delle mini Romagna. Quindi chi meglio di lei eh, per presentarci questo, questo argomento? Ehm, abbiamo un po' parlato con Tony cercando di ehm, capire quello che poteva essere un percorso interessante per approfondire questo argomento e eh, a mio modo di vedere... E, anche, e mi sono confrontato anche con lei insomma mh, pensiamo che sia utile innanzitutto capire cosa sono queste corti d'assise e perché nascono eh, un po il contesto all'interno del quale eh, iniziamo a muoverci per poi dopo andare a approfondire alcuni temi legati sia alle corti e al loro funzionamento eh, nel, nel, negli anni tra il 45 il 47 48 diciamo sia a quello che sono poi i lasciti in qualche modo che queste corti d'assise eh, straordinari hanno avuto sul breve e sul lungo periodo. Quindi Toni ti lascio la parola per presentarci queste corti straordinarie. Okay. Intanto vi, vi ringrazio per il gentile invito e, e insomma è di essere qua stasera eh, con un argomento che di solito non, non viene minimamente affrontato nell'ambito degli studi liceali perché eh, le corti d'assistenza straordinarie sono un argomento eh, in realtà mh, abbastanza eh, tecnico apparentemente. Eh, in realtà negli ultimi anni eh, hanno avuto, credo, una nuova attenzione. Eh, una nuova attenzione è legata anche a una maggiore attenzione ehm, le, sui crimini di guerra, sull'attenzione sull anche al rapporto tra il diritto e la costruzione della memoria. Eh, le corti d'assistenza straordinarie sono il, gli organismi che nel contesto italiano eh, vengono istituiti come giustizia straordinaria. E in particolare nei primi anni del dopoguerra, eh, inizialmente mh, hanno, sono costituite con l'idea di, di essere attive per un periodo molto breve. e mh, Quindi, mh, dal momento della liberazione ai sei mesi, mh, insomma, fino alla fine del 1945, inizialmente hanno una competenza. Di sei mesi, dopodiché verranno mh, mh, posticipata, come dire, la, la scadenza di questo organismo, eh, fino, eh, ufficialmente fino alla fine del 1947. In realtà alcune di queste corti sono attive anche nel 1948, e la loro competenza poi in realtà verrà ereditata in parte anche dalle corti d'assise ordinarie. Eh, ma eh, è interessante eh, partire eh, facendo un passo indietro. Eh, il problema della giustizia, della punizione del nemico, non nasce con il momento della liberazione non, eh, e non è un problema eh, quindi soltanto della, del, della nuova compagnia democratica una volta conclusa la guerra, ma è un problema che nasce tra le file della magistratura resistente già nel corso del, del conflitto. Eh, il problema è chiedersi ehm, quali possano essere le forme di punizione eh, per i reati più gravi eh, del fascismo in generale, ma in particolare dell'ultimo fascismo, quindi eh, della fase... Uh, autunno 1943 e eh, aprile 1945, in cui eh, è attiva a partire da ottobre la Repubblica Sociale Italiana, eh, sempre considerata. Uh, uno Stato uh, in realtà fantoccio uh, alle dipendenze dell'occupante tedesco, ma in realtà uh, comunque capace a livello amministrativo e anche a livello di, di violenza, di repressione verso il nemico interno di avere una grande incisività. Ecco, nel, tra le file della, della Resistenza, il problema per cui ci si chiede ehm, come poter organizzare eh, la punizione del, dell'ex nemico fascista eh, proprio a ridosso del momento della fine del conflitto è legato a eh, uno scrupolo, che è quello di frenare quella che si considera un'inevitabile reazione di vendetta un inevitabile momento di eh, inerzia della violenza di guerra e, e quindi la necessità eh, di poter rispondere il prima possibile a quest'ansia di giustizia della popolazione. Il livello di violenza della Seconda Guerra Mondiale ehm, nel momento in cui la campagna tocca il territorio italiano è talmente ampio ed è talmente ampio con delle stragi anche efferate, con delle violenze efferate verso sia gli oppositori politici sia verso la popolazione civile, da avere questa necessità. E si apre un lungo dibattito tra le file della, della magistratura resistente, soprattutto nel contesto piemontese, per chiedersi che tipo di giustizia mettere in atto. Una delle figure principali sarà quella eh, di ehm, Domenico, eh, Riccardo Domenico Peretti Griva, che è ehm, un giudice piemontese e poi sarà presidente della Corte d'Appello di Torino e che organizza proprio tra le file della resistenza piemontese eh, una rete di magistrati e si interroga appunto precocemente, eh, non solo per tentare di arginare ehm, Diciamo le condanne nel momento in, ancora in cui c'è il conflitto, ma che tipo di punizione immaginare? E eh, Peretti Griva eh, ci offre appunto delle, delle riflessioni. Mm, già il 15 agosto 1944 scrive una lettera ai magistrati appunto di questa rete resistente eh, piemontese dicendo. E riflettendo su questo, dice: La fuga delle truppe nemiche la caduta di coloro che avevano usurpato i pubblici poteri sotto la protezione dal servizio dello straniero sono eventi che segneranno il ritorno alla libertà. Ma la impossibilità nella quale si troverà il governo di esercitare la sua autorità, l'appassionata volontà di giustizia di tutto il popolo, la disorganizzazione dei pubblici uffici e il generale disorientamento degli spiriti in così grande crisi daranno luogo ad una condizione di cose nella quale i peggiori disordini potranno verificarsi, ponendo in pericolo i presupposti medesimi della vita civile. È perciò necessario che il popolo senta fin dalle prime ore che giustizia è presente e che l'opera di rivendicazione delle vittime innocenti e di punizione dei colpevoli è già in corso. Una sola colpa non avrà scuse, la mancanza di iniziativa di prontezza, di consapevole energia per cui la magistratura fosse apparsa carente ai suoi doveri e alle sue responsabilità. A partire da questa riflessione, Peretti Griva in realtà mette insieme un gruppo di mh, magistrati che provano a delineare un progetto eh, di giustizia tra le file della resistenza e eh, questo darà vita a un um, progetto proprio di, di, di giustizia del nemico che è il decreto sui poteri giurisdizionali del CLN Alta Italia che appunto verrà gestito tra il gruppo piemontese e la dimensione invece eh, milanese e centrale del CLN e che ehm, produrrà un documento il 25 aprile del 1945. Questo progetto dal, della resistenza però in realtà si eh, sovrappone a un altro progetto che nasce dal dal governo del sud e che sarà quello eh, che entrerà invece in vigore subito qualche giorno prima dell'emanazione del progetto resistenziale il 22 aprile eh, del 1945 il appunto con questo decreto legge luogo tenenziale che istituisce le corti straordinarie d'assise eh, appunto ehm, in, a ridosso della liberazione è un progetto che ehm, ambizioso che mh, intanto appunto dà forma a questi organismi straordinari. Sono delle corti, come vi dicevo, che nascono dall'esigenza di rispondere alla sete di giustizia e di arginare l'eventuale vendetta. Eh, e le corti iniziano a operare quasi subito, per cui il tempo di essere organizzate, ma siamo già nel, con prime sentenze nella, alla fine del maggio del 1945. E sono corti, eh, intanto sono corti provinciali, sono corti che rispondono a una giustizia sul territorio, che riguardano, sono corti che operano pubblicamente, con dei processi che avvedono una grande presenza di pubblico, che eh, sono molto seguiti anche dalla, dalla stampa, con delle, con delle cronache ehm, sui giornali eh, di delle udienze. Ehm, operano con rito abbreviato e, e con un sistema di istruzione sommaria, e diciamo che le raccolgono le denunce eh, e l'indicazione degli imputati eh, attraverso l'opera dei CLN provinciali e servono a rispondere soprattutto ai ehm, maggiori delitti che sono rimasti nella memoria eh, territoriale, eh, ma come sono composte. Sono eh, organismi appunto ehm, straordinari perché non sono composti solo da magistrati. Eh, le corti sono, prevedono la presenza di un giudice di, di un Togato, di un giudice un magistrato ordinario, eh, che, ehm, non deve, ehm, che deve essere mh, come dire, un, non inferiore al quinto grado, quindi non inferiore ai con, consiglieri di corte d'appello. E questo presidente della Corte è scelto eh, dal primo presidente della, della Corte d'appello territoriale, ma eh, affia è affiancato da quattro giudici popolari. I quattro giudici popolari sono selezionati, estraendo a sorte da una lista eh, di eh, nominativi eh, che viene costruita in questo modo. I CLN provinciali definiscono un centinaio di nominativi. Uh, tra le persone uh, di indubbia um, uh, uh, insomma, che, che, hanno, che presentano uh, garanzie di moralità e di antifascismo um, si parla nel, nel decreto di illibata condotta morale ineccepibile precedenti politici e questi cento nominativi sono a loro volta selezionati poi dal presidente del, del tribunale eh, locale che li vaglia ulteriormente e li riduce. Quindi eh, ci troviamo di fronte a delle corti ibride che vedono da una parte una dimensione professionale e dall'altra una dimensione invece profondamente politica perché ehm, in realtà vengono selezionate le persone sulla base eh, della loro, ehm, del loro antifascismo della loro moralità e non hanno delle competenze giuridiche affinate. Spesso si tratta di studenti in giurisprudenza o di avvocati o eh, di persone appunto di rilievo dell'antifascismo locale, ma non per forza competenti dal punto di vista eh, giuridico. Questo appunto rende manifesta il fatto che si tratti eh, di, una violenza con dei con... Scusate, di una giustizia con dei chiari connotati eh, politici, eh, ma ehm, è anche eh, un, una, un evidente eh, obiettivo politico quello di immediatamente spostare la punizione dalla vendetta personale a degli organismi che siano in realtà invece figli di una dimensione democratica e che quindi eh, arginino qualsiasi azione che sia fuori dal controllo istituzionale ed è questa negoziazione il ruolo principale di queste corti come operano? Ehm, operano, sono straordinarie anche nel tipo di legislazione che utilizzano sono corti che intanto sono chiamate a giudicare in, in particolare un tipo di reato e il reato è quello di collaborazionismo. Eh, chiamano quindi in, uh, nelle aule mh, a essere giudicati eh, imputati che sono considerati responsabili di aver collaborato con l'occupante tedesco. Eh, non viene scelto uh, di portare in giudizio gli imputati fascisti eh, per la, la loro uh, violenza direttamente o per lo, i loro atti delittuosi, ma per atti che inganno, mh, il, possono essere configurabili come reati di collaborazionismo. Quindi l'idea è di aver tradito lo Stato legittimo che è il governo del Sud a favore dell'occupante tedesco. Questo sarà un elemento molto importante perché eh, in realtà mh, mh, ci offre già un'impostazione dello sguardo sulla violenza dell'RSI, che non è una violenza autonoma, è una violenza funzionale all'occupante e quindi di fatto già in parte depotenziata nello stesso sguardo del legislatore. Ehm, dopodiché questi organismi operano... Facendo una scelta eh, appunto mh, particolare, straordinaria anche eh, in questo senso, perché non, mh, non giudicheranno sulla base del codice penale ordinario, ma del codice penale militare di guerra, il che significa uno sguardo di militarizzazione dell'intera società italiana, vengono portati in giudizio sia militari che civili sulla base del codice penale militare di guerra, che quindi ha un ampliamento che legge l'esperienza di guerra eh, in realtà come una guerra civile che coinvolge tutti. E, e gli articoli di legge che vengono, qui non entreremo nel dettaglio, ma insomma che vengono scelti, sono eh, tre articoli del codice penale militare di guerra che riguardano appunto l'aiuto al nemico. L'aiuto militare, l'aiuto politico e le corrispondenze con il nemico, sempre appunto con questo sguardo nei confronti eh, dell'aiuto uh, dell prestato all'occupante tedesco. Eh, questo è molto importante perché nell'evoluzione nell successiva del, del giudizio di queste corti, eh, significherà dare maggior valore. Alle, ai delitti e, al, e, e ai reati eh, che sono commessi a danno eh, dei combattenti partigiani, che sono considerati i legittimi combattenti. In maniera mh, per noi strana, eh, queste corti non, non guardano con particolare attenzione eh, la violenza sui civili ma eh, hanno un'attenzione politica perché servono anche nella loro impostazione a legittimare eh, la nuova democrazia italiana e quindi a legittimare la continuità istituzionale tra il governo del sud, il governo legittimo e la nuova democrazia e, e i partigiani all'interno di questo quadro. Quindi saranno particolarmente importanti gli episodi portati in giudizio che riguardano la tortura verso gli oppositori politici, eh, i rastrellamenti, gli eh, eh, incendi eh, e le violenze perpetrate però a danno, come dire, della componente partigiana, eh, non, non hanno però soltanto, almeno in un primo tempo, questo, eh, mh, questa finalità, nel senso che Uh, il decreto istitutivo del, del 22 aprile uh, del 1945 ci offre anche in maniera uh, particolare perché non, uh, va contro ai principi del diritto penale un altro elemento di giudizio che è quello delle uh, che sono considerate le presunzioni assolute di colpevolezza. Cioè per rendere più veloce l'incriminazione, per uh, identificare più velocemente quegli individui che possono essere portati in giudizio immediatamente. Eh, il, il decreto istitutivo delle CAS ci offre eh, delle funzioni che qualora eh, gli imputati abbiano ricoperto sono immediatamente in qualche modo eh, un indizio per il eh, loro rinvio a giudizio davanti ai tribunali. E quindi offre una serie di, mh, appunto, vi dicevo di, di, di funzioni che ehm, immediatamente in qualche modo eh, giustificano il rinvio a giudizio da parte delle corti da straordinarie. E mh, queste, queste funzioni, mh, stavo cercando di recuperarvi l'elenco proprio per dirvele in ordine, eh, riguardano per esempio le funzioni politiche, cioè tutti coloro che hanno svolto un ruolo come ministri o come sottosegretari di Stato eh, della Repubblica Sociale Italiana. Nel decreto in realtà si dice del sedicente governo della Repubblica Sociale Italiana, quindi già mostrando nel testo di legge come si, eh, uno degli obiettivi principali sia il delegittimare la Repubblica Sociale, no? come... Uh, appunto non solo come governo subalterno e dipendente dall'occupante, ma anche illegittimo. Però poi abbiamo anche delle presunzioni assolute di colpevolezza mh, che fanno riferimento ad altri ruoli, cioè coloro che sono stati presidenti o membri dei tribunali speciali per la difesa dello Stato ma anche dei tribunali straordinari istituiti dall'RSI, perché in realtà la Repubblica Sociale Italiana si è caratterizzata per aver costruito varie forme di tribunali straordinari che avevano come obiettivo quello di ehm, portare in giudizio il, il nemico interno. E poi ancora i capi provincia, i segretari e i commissari federali, i direttori dei giornali politici. E gli ufficiali superiori in formazioni di camisce nere con funzioni politico-militari. Quindi l'idea è di portare in giudizio un insieme eh, di imputati che rappresentino eh, la responsabilità politica e militare dell'RSI. Eh, questo è il quadro, come dire, di impostazione. Eh, nella gestione di queste, di queste corti, in realtà, eh, soprattutto la componente della magistratura si porrà in grande contraddizione con questi principi perché mh, non è sufficiente aver ricoperto una funzione per averla ricoperta in qualche modo aderendo agli obiettivi politici dell'RSI. Il grande problema che si porrà nel breve periodo è il doppio gioco, cioè il fatto che all'interno di questi processi in realtà emerge la possibilità anche che si possa aver ehm, avuto alcune di queste funzioni, ma in realtà non le si abbia immediatamente eh, gestite con la finalità di operare a vantaggio del, del fascismo repubblicano. Ehm, appunto, vi dicevo, le corti entrano in funzione ehm, quasi subito, eh, a un mese, un mese e mezzo eh, dalla liberazione. A seconda dei territori vengono istituite nei territori del nord eh, e appunto assumono il nome di corti d'assise straordinarie perché l'idea in realtà è di rispondere a questa possibilità di eh, un'ansia di, di giustizia, di rivalsa incontenibile sul territorio nell'immediato dopoguerra, eh, che ehm, riguarda soprattutto i territori liberati. Eh, a nord della linea gotica, e quindi in realtà nel nord, ma anche compreso il distretto di Firenze. Firenze è, come dire, un caso eh, speciale da questo punto di vista. Ehm, nel corso del, del tempo della loro competenza, e quindi eh, che, che vi dicevo, viene via via allargata e ampliata dal. Appunto dalla, dalla tarda primavera del, del 45 fino alla fine del, del 47, almeno formalmente, eh, il numero di procedimenti è amplissimo, cioè vengono eh, portati in giudizio, ehm, vengono dibattuti eh, tra i 30 e i 40.000 procedimenti. E vi sarà anche un'estensione territoriale, nel senso che. Ehm, la, la struttura delle corti d'assistenza straordinarie verrà modificata eh, prima nell'autunno del 1945 e poi nell'aprile del 1946, eh, cambiando anche fisionomia, per cui da una parte vi è un'estensione eh, territoriale anche al centro e anche eh, insomma a Roma di queste corti dall'altra vi è un cambio di struttura a partire dal, dall'aprile del 46 eh, per cui eh, cambia non si tratta più solo di un giudice togato e di quattro giudici popolari ma diventeranno due giudici togati e cinque giudici popolari questo è importante perché ci sarà anche una componente di contraddizione interna nel, nelle corti cioè ehm, la la forza, diciamo, della, della dimensione professionale dei, dei giudici di merito ehm, a volte eh, tenderà in qualche modo a ehm, sconfessare il giudizio dei giudici popolari e lo farà con dei tecnicismi tipico delle corti d'assistenza straordinarie. È ehm, la possibilità in qualche modo di redigere da parte del magistrato competente che davvero scrive la sentenza ehm, delle eh, sentenze che sono che hanno delle, perizie, che delle imperizie tecniche e che quindi possono essere annullate. Questo è molto importante perché in realtà il, la struttura delle corti d'assistenza da straordinaria prevede un giudizio in mm, due livelli. Un giudizio di primo grado e di secondo grado, cioè prevede l'appello, prevede fin dall'inizio l'idea che eh, gli imputati possano ricorrere eh, in, in appello e lo possono fare attraverso quella che originariamente viene mh, istituita simultaneamente, che è una sezione speciale di Cassazione che verrà istituita a Milano. E che avrà eh, appunto eh, una competenza eh, solamente appunto formale, tecnica, come eh, la Cassazione normalmente, eh, ma ehm, soltanto fino all'ottobre del 45. Dopo. In realtà la competenza del secondo grado è eh, invece acquisita dalla Cassazione ordinaria, da una sezione della Cassazione ordinaria di Roma. Questo sarà molto importante perché in realtà il giudizio è ancora un'Italia divisa, in cui l'esperienza di resistenza e anche di giudizio al nord non è la stessa che a, si ha su Roma e ehm, nel processo mh, di... Um, cambio anche di rigore di giudizio che avranno queste corti, um, ci sarà una, un vero e proprio um, volontà di affossamento del processo giudiziario da parte della Cassazione Romana. Um, queste corti sono particolarmente rigorose nel giudizio nei primi sei mesi. Um, abbiamo, uh, sono corti che giudicando con il codice penale militare di guerra possono combinare non solo l'ergastolo ma anche la condanna a morte. Le condanne a morte nel contesto italiano in realtà non sono così ampie, nel senso che parliamo in tutto di 500-550 condanne a morte e di solo 91 condanne a morte eseguite. Ma ehm, molto spesso le condanne più gravi, quindi al, all'ergastolo, alle condanne a morte, eh, verranno appunto eh, annullate magari per, per imperizia tecnica eh, e mh, dalla Cassazione, soprattutto a partire dall'autunno del 1945 e eh, verranno rinviate ad altre sedi di giudizio. Questo è molto importante anche questo perché eh, il cambio di in una giustizia da questi connotati politici, il cambio di territorio è fondamentale. Cioè nei primi mesi i processi vedono un pubblico che ricorda gli eventi, che ricorda le esperienze traumatiche eh, che sente ehm, raccontare le storie di violenza, le torture, ehm, gli abusi, ehm, eh, ma anche le deportazioni, eh, anche l'invio dei lavoratori coatti in Germania, eh, ma eh, anche i ruoli appunto politici sul territorio, ricordando gli effetti dell'esperienza dell'RSI. Un processo che viene annullato e che viene rinviato dopo mesi in un altro territorio viene dibattuto eh, fuori dallo sguardo pubblico in qualche modo, in contesti che non ricordano quel per, quello specifico imputato. Eh, nei primi mesi sono corti che vedono anche la violenza entrare in aula. In alcuni casi gli imputati, ma anche gli avvocati difensori, ma anche gli stessi. Eh, pubblici mh, giudici vengono, ehm, in insomma, eh, devono rispondere anche alle reazioni della, del, della, del, della, del pubblico che guarda questi procedimenti. E, mh, abbiamo casi anche in cui eh, il, il pubblico riesce a non solo a minacciare, non solo a urlare di fronte a sentenze che reputa non all'altezza dei crimini commessi. Ma ehm, anche eh, in, in alcuni primissimi casi, uno molto famoso è, è a Padova, a impossessarsi degli imputati e eh, in realtà ehm, procedere anche a, a degli inciaggi, cioè è un momento di fortissima rinegoziazione della democrazia in cui la ventata insurrezionale di violenze non è terminata, cioè si sovrappone l'esperienza delle corti d'assistenza straordinarie con questo primo momento e in qualche modo rinegozia il fatto che il giudizio sia legale e che si, e sia demandato a un procedimento in cui c'è un spostamento, un allontanamento tra vittima e carnefice e non è la vittima a farsi giustizia automaticamente Mh, proprio uh, mh, rivendicando in qualche modo una legittimità uh, democratica del, del nuovo Stato. Um, un altro elemento fondamentale sarà uh, nel, nel procedere dell'evoluzione di giudizio di questi, di questi mh, organismi straordinari uh, l'emanazione uh, dell'amnistia l'emanazione dell'amnistia ehm, che eh, viene appunto emanata con un decreto presidenziale il 22 giugno del 46 e che diciamo taglia le gambe all'esperienza di giudizio delle corti d'assise straordinarie che poi in realtà si trasformano eh, a partire appunto dall'autunno del 45 in sezioni speciali di corte d'assise. Eh, eh, taglia le gambe perché in realtà ehm, prevede la possibilità di eh, amnistiare ehm, il reato di collaborazionismo, cioè di eh, amnistiare eh, quei crimini considerati ehm, cioè di ridurre le pene. E in alcuni casi di permettere addirittura che non ci sia il rinvio a giudizio di tutta una serie di eh, istruttorie già costruite eh, laddove eh, non si riscontrino eh, alcune cause ostative ci sono dei limiti dell'amnistia dell'amnistia politica ehm, perché si riconosce il contesto politico ma eh, si, mh, si definisce come dire la necessità anche di una pacificazione del contesto nazionale eh, entro certi limiti ehm, vi leggo una parte della, della relazione introduttiva dell'amnistia l'amnistia come sapete bene è firmata dal, eh, dal guardasigilli eh, che è eh, palmiro togliatti quindi un uh, ministro della giustizia comunista e eh, insomma, rimarrà nella storia anche come eh, è un'amnistia molto anticipata rispetto all'esperienza in generale dell'Europa. Ecco perché va detto che questo mh, quadro di giustizia e di punizione è una, un, un quadro che accomuna i contesti europei eh, toccati dal, dall'occupazione nazista. Eh, le corti d'assistenza straordinarie hanno come modello organizzativo le corti di giustizia francesi. Ma l'Italia si caratterizza per una dimensione, come dire, molto anticipata dell'amnistia. E Togliatti dice in questa che è la relazione che, che anticipa appunto il testo di legge, sarà anche molto criticata l'amnistia per le sue imperizie tecniche, per il fatto di aver lasciato molto spazio alla depenalizzazione dei crimini fascisti, ma appunto la presenta così, dice. Per i reati politici ci si è trovati di fronte a esigenze in parte talora contrastanti, di cui si è dovuto tener conto nel determinare il contenuto e i limiti dell'atto di clemenza. Giusta e profondamente sentita da un lato la necessità di un rapido avviamento al Paese a condizioni di pace politica e sociale. La Repubblica, sorta dall'aspirazione al rinnovamento della nostra vita nazionale, non può non dare soddisfazione a questa necessità presentandosi così sin dai suoi primi passi come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani. Un atto di clemenza è per essa in pari tempo atto di forza e di fiducia nei destini del paese. Non si può, di continua, chiudere gli occhi davanti al fatto che nei primi anni del movimento del regime fascista vi era nel paese una generale tensione politica e sociale. Che in seguito soppressa ogni libera voce di critica dell'attività di un governo tirannico, molto difficile diventava specialmente alle giovani generazioni distinguere il bene dal male, soprattutto poi quando il governo stesso interveniva con rigorose misure di organizzazione e di intimidazione per imporre un'esteriore e coatta disciplina. Queste circostanze sono state tenute presenti nel disporre un atto di clemenza. E continua quindi mettendo in rilievo che cosa? Che il numero degli imputati che sarebbero eh, chiam possibile chiamare nelle corti d'assise straordinarie sono tantissimi. Cioè, che in realtà il consenso anche involontario alla Repubblica Sociale scambiata per uno stato legittimo è stato molto più ampio di quanto si potesse immaginare. E continua dicendo. Se questa attenuazione della repressione è pienamente giustificata quando trattasi di atti meno gravi oppure compiuti da persone le quali non erano investite di funzioni elevate, essa non sarebbe ammissibile per i casi più gravi e trattandosi di atti compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare. Se anche questi casi si fosse stesa la clemenza, grave sarebbe stato il contrasto con la coscienza popolare e con i principi stessi dell'equità. Vi è infatti un'esigenza non solo giuridica e politica, ma morale di giustizia per cui coloro che hanno commesso delitti. La cui traccia è lungi dall'essere stata cancellata, contro il paese tradito e portato alla rovina, contro la libertà democratica, contro i loro concittadini e contro i più elementari doveri dell'umanità, devono continuare a essere puniti con tutto il rigore della legge. Un disconoscimento di questa esigenza, anziché contribuire alla pacificazione, contribuirebbe a rinfocolare odi e rancori, con conseguenze certamente per tutti incresciose. Quindi un'attenzione a un limite dell'amnistia che poi verrà disconosciuta nell'applicazione da parte della magistratura ma che prevede, mi fermo qui, l'idea che ci sia appunto un limite che è dato dall'omicidio, dal reato di strage e di incendio Uh, dalle, um, in realtà, dalla tortura, cioè, però eh, sarà, rimarrà famoso l'atteggiamento eh, non eh, tecnicamente avvertito dal punto di vista giuridico con cui questa viene definita, cioè le sevizie particolarmente efferate, e ci sarà una drammatica eh, gestione da parte della Cassazione, della seconda sezione di Cassazione di Roma, sul fatto che. Eh, le, sulla definizione di che cosa si intenda veramente per sevizie eh, particolarmente efferate, e verranno fatti passare degli atti barbari per sevizie non efferate. E è molto interessante anche un altro elemento, cioè i delitti compiuti a scopo di lucro. Viene riconosciuta l'RSI. Uh, un particolare uh, atteggiamento abietto nei suoi delitti, nella volontà di avere un interesse personale anche uh, dal punto di vista, uh, proprio, del, uh, dello scopo di lucro, del, del furto, del vantaggio personale. Um, in, in assoluto, il progetto delle corti d'assistenza straordinarie, se guardato dal punto di vista penale, è un progetto fallimentare perché eh, dopo due anni, quasi due anni di giudizio, eh, sono moltissime eh, le eh, sentenze di assoluzione o di riduzione della pena. Noi ci troviamo in un'Italia eh, dei primi anni '50 in cui tra eh, richieste di grazia, assoluzioni e mh, riduzioni. Eh, di pena eh, sono molto pochi eh, gli imputati collaborazionisti eh, e appartenenti all'RSI che ehm, sono ancora in carcere eppure tra le righe di queste sentenze vi è una presa di posizione di un giudizio politico di una riscrittura sui territori dell'esperienza eh, sui singoli avvenimenti di violenza che è rimasta eh, importantissima come fonte storica eh, e come anche presenza della voce delle testimonianze degli imputati. Ecco, scusa, Tony, Mi... su, su questo effettivamente eh, tu, tu ci hai fatto un quadro, eh, credo, estremamente chiaro, di come in questo momento estremamente complicato di passaggio. Uh, tra la fine della dittatura, tra l'occupazione, la necessità di organizzare no, una ripartenza prima ancora di essere in possesso del, completo del territorio italiano, eh, la componente antifascista riesca no, a far funzionare queste corti. Citavi la necessità di fermare una vendetta incontrollata che invece è propria delle guerre civili, eh, lo abbiamo visto in tante. In tante guerre anche dopo la seconda guerra mondiale, eh, la necessità di, di, di giustizia, proprio di, di sete di giustizia, hai detto, no? della popolazione, ma al tempo stesso questo gestire, questo ritorno alla normalità, questo ricreare le basi per uno Stato di diritto. Eh, però c'è questo momento di passaggio, no? queste corti d'assise straordinarie, che sono sia politiche che, che giuridiche, eh, la politica cerca di inserire. Faccio un piccolo breve riassunto perché poi arrivo. Vuole inserire no, i, i giudici popolari per avere un minimo di controllo su questo momento di passaggio. Ma i magistrati, dall'altra parte, hanno la forza di, eh, di, di, di mantenere le capacità più che la forza ecco, di mantenere il controllo, su, soprattutto quando arrivano a scrivere le sentenze, ci mettono errori, riescono a, a far sì che alcuni processi vengano spostati. E questo aspetto dello spostamento è. Eh, è estremamente interessante perché lega proprio anche a quella che è l'attualità di quei momenti. Tu raccontavi di alcuni processi che vengono stravolti, con le persone che entrano in aula, eh, gli imputati che diventano ostaggi della folla. Ci sono anche giudici e magistrati che hanno paura ad uscire dall'area, dai tribunali, perché se, se mettono una sentenza troppo, tra virgolette, leggera, rischiano loro stessi quasi il linciaggio. Eh, è un momento estremamente complicato. Poi arriva la mannaia, se vogliamo, dell'amnistia gli atti, ehm, che tu dicevi giustamente da un punto di vista giuridico fa un po' fallire quello che è tutta l'impalcatura delle casse. Sul piano politico, però, ecco, ti volevo anche chiedere, sul medio-lungo sul sul medio periodo a questo punto, eh, riesce effettivamente nello scopo di portare a una pacificazione più rapida? A una normalizzazione ecco, sociale all'interno dell'Italia oppure si porta dietro questo fardello di, tra virgolette, di aver creato una mancata Norimberga. no? Ora la Norimberga è famosissima, le casse sono molto meno note, ma gli italiani hanno avuto questa afflata, questa necessità in Italia c'è stata la componente politica. Eh, in un momento di estrema difficoltà ha dato questa risposta giuridica e. Mh, Legale, ecco, non, non si è lasciata andare una vendetta incontrollata. Poi c'è stata l'amnistia, ecco, riesce effettivamente a, a c'è qualcosa di positivo in questa amnistia o è prettamente negativa? Eh, mh, dipende da, da, da come la guardiamo, cioè nel senso che ehm, se eh, allora, questa giustizia mh, italiana eh, del dopoguerra non è la giustizia di Norimberga. Non è la giustizia esemplare, non, è una, non, non riesce, e questo fallisce, a costruire, per esempio, un canone preciso della violenza fascista. Non, 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 non lascia impresso ehm, un elemento pedagogico eh, in cui eh, vi sia, come, un'esemplarità di grandi processi che definiscono crimini specifici, ma ehm, come. È come se il, in una visione di mosaico molto frammentata si costruissero tante piccole tessere di quello che è la violenza fascista, quindi rimane in realtà sui territori un ricordo di questa giustizia. Eh, non ha la forza di, di costruire una memoria. Cioè l'amnistia in realtà produce una non memoria sul livello della violenza fascista e la stessa impostazione di questa giustizia che, come vi ho accennato inizialmente, depotenzia la violenza eh, dell'RSI vedendola come una violenza funzionale all'occupante, non autonoma. In questo eh, diciamo che dà materia all'idea degli italiani in brava gente. Non c'è dubbio su questo. E su questo forse c'è anche un'altra implicazione, no? che è quella di eh, processare la Repubblica sociale dimenticando quasi il ventennio. Certo, un doppio, una doppia colpa di impostazione, se vogliamo, vedendola da oggi, certo, però oggi è facile magari eh, mm. parlare. Sì, bisogna fare una piccola avvertenza, cioè in realtà eh, le cotizzazioni straordinarie... Portano in giudizio anche crimini che riguardano il ventennio laddove si tratti degli stessi imputati, cioè se un imputato è ehm, chiamato in giudizio per collaborazionismo, ma anche dei reati che riguardano il ventennio, eh, questi vengono discussi nelle corti. C'è da dire che c'è un capitolo precedente della giustizia punitiva sul fascismo, che non abbiamo il tempo di affrontare, ma che riguarda in realtà una componente. Eh, di delega eh, ad altri organismi che sono le, le corti d'assistenza ordinarie i tribunali militari e l'alta corte di giustizia che è il vero fallimento della giustizia esemplare italiana ma questo si gioca a Roma e in una fase precedente però rispondo, continuo a risponderti alla domanda precedente fallisce questo progetto? No nel senso che nell'obiettivo ehm, che cercavo di delineare all'inizio, cioè della magistratura resistente. L'obiettivo è frenare la violenza insurrezionale e farsi responsabili della propria eh, considerata in qualche modo anche fisiologica e naturale reazione di rivalsa involontaria, ma che democraticamente va frenata. È decidere di proporre una giustizia straordinaria che renda diversa l'antifascismo e la democrazia, da come si è comportato il fascismo che si è mostrato eh, particolarmente abile nello strumentalizzare la giustizia a fini politici. Quindi in realtà è un successo nella sua capacità di arginare, di imbrigliare la violenza nel, nella fase iniziale. Um, Vorrei se è possibile, ehm, magari mentre tu mi fai qualche altra domanda, però eh, far vedere alcune immagini eh, del, eh, dei, dei procedimenti. Eh, questa è un'immagine della, della Corte d'Assise Straordinaria di Parma e del processo alla Brigata Nera di Parma. Eh, questa è un'immagine della Corte d'Assistenza straordinaria di Ferrara, il processo de Sanctis, che è un processo del 1945, dei primi mesi del, di, di competenza della, della CAS e che è una, appunto, ha una banda autonoma, perché appunto, spesso gli imputati sono le bande autonome fasciste che sono macchiati dai peggiori crimini di violenza, come questa è un'immagine della, della banda Carità. Eh, queste eh, sono delle, delle manifestazioni che mostrano come nell'immediato dopoguerra ci sia una richiesta popolare eh, di, che mette insieme, per esempio, delle richieste su ehm, la. Con, insomma, di rivendicazione del lavoro, eh, del reinserimento in una vita normale, di pace e della disoccupazione, con la eh, volontà invece di un'epurazione, di, di una giustizia, perché si tratta anche di allontanare i fascisti dai posti, per esempio, all'interno eh, dei posti pubblici. E quindi mh, cioè, si, si confondono queste, que questi elementi. Ma mh, ci tenevo anche a riportare velocemente uno stalcio di una sentenza. Questa è una sentenza della Corte d'Assise straordinaria di Milano eh, verso un imputato eccellente, eh, che è Guido Buffarini Guidi, che è, è stato ministro degli interni eh, dell'RSI. E, e in questa sentenza, sì, appunto, per darvi il senso di come tra le righe ci sia anche, invece, un'attenzione molto profonda all'analisi storica, dice, al sistema brutale, prettamente teutonico, del massacro di innocenti tratti a caso dai campi di concentramento, se ne andava così sostituendo ed aggiungendo un altro di marca italiana, escogitato da menti perfide ed astute come quella di Buffarini Guidi, quella di compiere rappresaglie sopra persone detenute per motivi differenti, imbastendo a loro carico un simulacro di processo che doveva invariabilmente terminare con delle condanne a morte. Ammantare di legalità apparente una tragica ed inconfestabile realtà che soltanto un termine può esprimere adeguatamente: eccidio premeditato. Perché in questo, in questo quadro si vede bene come eh, uno degli elementi caratteristici dell'RSI sia stato usare la giustizia e le condanne a morte per giustificare le esecuzioni pubbliche di rappresaglie, in realtà di prigionieri politici. E questo elemento è centrale nel mostrare come ci sia anche una riconquista di una altra idea di giustizia e di giustizia democratica dentro le corti d'assise. Grazie. Eh, le immagini sono parlano sempre tanto, ecco, queste dei processi. Avete visto quelle sbarre, no? Eh, eh, ricordano in qualche modo i processi quasi di, di mafia, ecco, noi abbiamo quelle immagini e al tempo stesso le persone fuori che chiedono che fanno delle richieste quelle folle effettivamente si, si muovevano in, in tante zone eh, che, che, che conosciamo anche abbiamo visto la foto del processo carità che è una delle immagini più note di questi di questi processi delle corte d'assise eh, ho visto che prima di lasciarci abbiamo eh, soltanto un flash come si dice eh, c'è stata una domanda del, del professor falchini tu avevi accennato alla, alla Cassa di Firenze eh, che ha un caso particolare. Lei, lei, come mai ecco, la, pu la puoi definire così? Eh, no, nel senso che la, la Corte, eh, Corte straordinaria d'assise di Firenze eh, viene istituita e ha come dire, una, un suo sviluppo che si... Ehm, Parallelo alle corti d'assise del, del nord, nel senso che eh, diciamo che eh, c'è una, una distinzione tra il territorio del nord e la dimensione dell'Italia centrale. Ecco, in questa Italia eh, che vive esperienze di liberazione diversificate, che quindi anche eh, entra in contatto con eh, questa necessità di arginare una, una reazione eh, al momento della liberazione, Firenze. Fa parte del nord, diciamo, eh, e, um, ed è, è quindi assimilabile anche eh, all'esperienza delle corti d'assise straordinarie e non solo delle sezioni speciali di, di corti d'assise. Um, io non ho lavorato specificamente appunto su, sulla, come te, sulla, sulle corti toscane. Eh, ma ehm, per dire una parola invece che riguardi proprio il territorio, ecco, quando dicevo che manca di capacità di costruire una un configurazione della violenza fascista, lo dico mh, e faccio un esempio appunto caratteristico sulla Toscana, mostrando come. Io ho lavorato molto sulle, sulle stragi, allora le stragi sono spesso capi di imputazione di queste corti d'assistenza straordinarie, non sono centrali, appunto vi dicevo non è il, la violenza contro i civili l'elemento cardine come non lo è quella nei confronti mh, degli ebrei, eh, è una sensibilità diversa. Ma ehm, è interessante vedere come a metà degli anni 90, quando proprio in Toscana si apre come dire, questo ricchissimo filone di ricerca sulle stragi naziste, con l'attenzione a Civitella della Chiana e tutto quello che ne segue, per tantissimi anni non si parla del collaborazionismo e della presenza di italiani sui luoghi delle stragi, cioè di una eh, importanza ovviamente minoritaria. Dell'elemento fascista, ma di eh, collaborazionismo eh, che riguarda la delazione, che riguarda eh, l'aiuto la, logistico sul territorio e a volte riguarda il fatto di indirizzare la violenza dell'occupante con, eh, con, con delle proprie ragioni di violenza punitive verso alcuni paesi. Sarà così per Sant'Anna di Stazzema, per esempio. In tutta la prima fase di ricerca sulle stragi naziste si è sempre detto, per quanto riguarda il caso italiano, la giustizia c'è stata e c'è stata una eh, dimensione di amnistia. È soltanto con la fase di ricerca che parte col 2013 e che si è conclusa col 2016 che eh, l'atlante delle stragi eh, naziste e fasciste ha messo in luce l'elemento fascista ha mostrato come, seppur con una incisività della mortalità molto minore, però in un terzo degli episodi di strage sono presenti i collaborazionisti fascisti e l'ha fatto utilizzando moltissimo come fonte le corti d'assistenza straordinarie. Anzi, diciamo che l'attenzione storiografica degli istituti della resistenza nasce proprio come coda della, del, della, dello studio sulla, sulle stragi e sulla fronte delle stragi. Proprio di questo ci ha parlato il professor Pezzino. La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro, ci ha, ci ha, fatto, eh, ci ha mostrato dei grafici dove se molto semplicemente si vedevano queste percentuali ecco, del terzo delle stragi che vedono responsabili gli italiani e sono dati anche questi molto poco conosciuti. Eh, Giustamente facevi riferimento al caso toscano: eh, gli studi sulle stragi, eh, ancora oggi passa di nuovo questa idea del bravo italiano. Questo corso, eh, i nostri eh, docenti che sono qua con noi fino a tarda sera, eh, sanno bene che gli italiani erano brava gente, sì, ma proprio non tutti, ecco, diciamo, se vogliamo essere, metterla giù leggera, eh, c'erano anche dei bei criminali. Le corti d'assise sono l'esempio lampante anche di come. Eh, si possono ritrovare a distanza di anni nuove informazioni su quello che i nostri nonni o bisnonni, insomma. Hanno, hanno commesso, ecco, sui tanti crimini, eh, sugli italiani non soltanto come vittime o partigiani, ma sugli italiani anche come perpetratori di, di questi crimini terribili. Ehm, L'ultima cosa, so che siamo, siamo in chiusura, eh, se volevi fare accenno a eh, quel bel progetto che state curando adesso sulla giustizia di transizione in Emilia-Romagna, che potrebbe essere anche quello uno strumento per, per i docenti, per i nostri corsisti, eh, da utilizzare con i ragazzi. Sì, ehm, cerco di appunto condividere eh, se riesco anche questo, ma non Adesso credo che sia questa. Vediamo se riusciamo. Eh, sì, questo è un. Vi sto facendo vedere il sito di questo progetto Emiliano sulle, di questo portale sulle corti d'assistenza straordinaria e giustizia di transizione in Emilia-Romagna. Ve lo faccio vedere soltanto perché è un sito eh, che presenta uno studio in realtà provinciale, mh, prendo una provincia a caso che è quella di Modena, eh, oltre a presentare una sintesi del quadro delle singole, della singola corte provinciale, eh, offre uno spaccato sui maggiori eventi di di sangue e le maggiori ehm, azioni che sono portate in giudizio dalle CAS con l'indicazione anche del, delle sentenze e soprattutto offre una serie di infografiche che possono essere molto utili nello studio di un argomento che è tecnico eh, facendo vedere quale sono appunto le, mh, la fisionomia degli imputati sia per genere, per residenza, per appartenenza o meno ai reparti Fascisti o a, al Partito Nazionale Fascista o al Partito Fascista Repubblicano, eh, l'età al momento del reato, eh, facendo vedere anche come si tratti di imputati molto giovani, eh, il tipo di rigore delle singole corti per anni, quindi mostrando anche eh, la diversità tra processi, imputati che vengono eh, portati in giudizio, eh, chi siano le parti lese. Tipo di imputazioni, quali concessioni di attenuanti, la posizione processale, le condanne e le assoluzioni. In chiusura di, come dire, di questi grafici eh, e di anche che, che mostrano l'applicazione dell'amnistia. Vi è un, appunto dei grafici anche sui procedimenti rinviati ad altre corti, come vi dicevo, sul tipo di, di fatti contestati, per cui è diventa più chiaro capire se sono rastrellamenti, repressioni antipartigiane, persecuzioni politiche, ma soprattutto vi sono gli elenchi dei giudici togati in alcuni casi mettendo in rilievo personaggi eh, insomma, della, della resistenza in questo caso modenese come Ermanno Gorrieri che eh, fa parte dei giudici popolari a Modena eh, e mh, questo è particolarmente interessante perché la memoria dei giudici popolari è mh, minima nel senso che non lasciano traccia di questa loro esperienza quasi se, come se ci fosse una sorta di timidezza e di pudore nei confronti dell'aver partecipato a una giustizia comunque considerata politica. Queste sono alcune foto dei giudici popolari, e alla fine di questo quadro avete anche degli esempi di sentenze. Quindi, forse insomma, noi abbiamo cercato di costruirlo eh, proprio con, con l'idea che potesse essere uno strumento eh, più eh, evocativo, anche eh, della, delle esemplificazioni, eh, non solo dell'intera dell operazione di una corte. Uh, ma anche insomma, il lavoro sta andando avanti con uh, la volontà di um, mostrare anche uh, l'analisi di singoli procedimenti che permettano anche di entrare nella storia uh, di un caso particolare, di mostrare come il processo magari prende una lettura degli eventi e invece la memoria successiva magari uh, è... Pronta anche nella distorsione eh, successiva a eh, sì, il link lo mando. Perfetto. perfetto. Eh, a dare delle indicazioni eh, falsificanti, soprattutto a partire dagli anni 90. Quindi è molto interessante questo confronto eh, con la giustizia dell'immediato dopoguerra. Grazie, grazie mille anche per questo ultimo approfondimento che credo che possa essere molto utile. Sì, sì mi dico, mi... dico soltanto scusa, ho veramente solo una cosa. Eh, nel sito dell'Atlante delle Stragi Naziste Fasciste, che forse invece eh, conoscete, eh, c'è una sezione particolare. Eh, Sulla parte processuale, proprio cioè la storia del processuale, c'è cioè una parte dedicata alle corti d'assistenza straordinarie, da cui potete recuperare e scaricare i decreti ehm, principali di istituzione delle corti e anche il decreto di amnistia, sempre come strumenti per lavorare in classe. Grazie, grazie. Quindi dicevamo, siamo inizi abbiamo iniziato dicendo che questo è un argomento effettivamente tecnico, è un argomento particolare, ma che offre di nuovo una sponda e documenti reali, concreti, eh, per capire quelle che sono le responsabilità degli italiani durante l'occupazione nazista, durante la Repubblica Sociale Italiana. Ecco, è ormai passato tanto tempo, è giusto conoscere e approfondire queste. Mh, eh, queste nostre responsabilità ecco, per prendere coscienza di quello che è stato il fascismo, eh, per, per fare i conti, come si dice in qualche modo, con, eh, con quel fascismo, con quel passato lontano ma che ritorna no? spesso e viene letto e strumentalizzato ad oggi in, in più modi. Ecco. Ancorarsi su dei documenti ci permette di partire da una discussione storica e scientifica su, diciamo, che ha una base comune. Poi si può discutere sull'interpretazione del documento, però il documento resta quello, ecco, non, non è opinabile. Eh, io ringrazio veramente Tony Rovatti per, per la sua esposizione, che credo sia stata molto chiara, lineare e abbia toccato. Tutti i punti possibili e immaginabili su questo argomento che è infinito, ecco, eh, ci, ci vorrebbero dei convegni naturalmente per sviscerare tutte le varie tematiche eh, sul lungo periodo, sul medio periodo, sui crimini, sugli imputati. Ci sono un'infinità di approfondimenti. Eh, però ecco, già questo quadro generale credo che sia molto utile e che, che, che entri a, pie, a pieno nel. Nel ragionamento generale che abbiamo fatto all'interno di questo corso. Um, ringrazio tutti i presenti eh, e di nuovo la Regione Toscana e il Museo della Deportazione eh, per, per aver organizzato il corso. Eh, vi rimando al nostro ultimo incontro, l'incontro conclusivo di questo corso eh, prima del giorno della memoria, l'incontro conclusivo sarà il 16, di, ehm, il 16 dicembre, giovedì prossimo, eh, verrà presentato il video dal titolo Il memoriale come racconto della storia, una visita virtuale e sarà il racconto online del memoriale che adesso si trova a Firenze in onore degli italiani assassinati nei campi nazisti. Prima era ad Auschwitz, adesso è all 3, al, allo spazio X3 di, di Firenze. Eh, detto questo, eh, grazie ancora a tutti, grazie ancora a tutti. Grazie a voi. Speriamo di sentirci presto. Eh, buona serata, vi lascio con la sigla. Arrivederci. Grazie a tutti e a tutti. Arrivederci a tutti.